Stiamo per vedere l'easter egg di cui vi parlavo. Siete carichi? Allora andiamo. Non so cosa aspettarmi. Pregnate. Ancora una volta, ciao ragazzi e benvenuti in un video specialissimo su venerdì 13. Oggi noi andremo a visitare qualcosa che non avete probabilmente al 99% mai visto prima. Noi andremo ad entrare nella casa di Jason, che può visitare soltanto chi ha acquistato il gioco prima che uscisse anni fa. Beh, anni, un bel po' di tempo fa comunque. E noi ora andremo a visitarla e si dà il caso che io sappia che all'interno di questo luogo è nascosto un easter egg, un segreto. Quello che so è che da quella parte, vedete, là c'è la stanza che mi intriga di più, la stanza dei Jason. Diamoci un'occhiata intorno, perché questo luogo dove siamo, ragazzi, non è da trascurare. Nessun dettaglio è da trascurare, e neanche fuori, perché intorno a noi in questo momento, indovinate chi si sta girando? Esatto, avete indovinato proprio bene. C'è un certo Jason che potrebbe venirci a farci visita da un momento all'altro, passando da una delle finestre qua intorno. Quindi dobbiamo tenere gli occhi molto aperti. Però, come prima stanza, andrei a visitare la stanza dei Counselor. Oh, guardali! Ci sono tutti! I nostri amici del campeggio, i nostri personaggi. C'è Tommy Jarvis, il grande eroe che ogni volta arriva e non combina mai niente di buono. Ed anche il mio preferito, il classico secchione. Lui quante partite... Che cos'è stato? Che cos'è stato? Oh mio Dio, proteggetemi, tu sei grosso, proteggimi! Qualcuno è appena morto là fuori. Succederanno cose strane mentre esploreremo questo luogo, ma non dobbiamo farci prendere dal panico. Non dobbiamo abbandonare la nostra missione. Per niente al mondo, d'accordo ragazzi? No. Lo so che avete paura e anch'io ne ho, ma no! No! Ok, bene. Qua loro sono tutti tranquilli, probabilmente sono imbalsamati, perché tanto vivi non mi sembrano. Mi sembrano dei... Sì, sono molto imbalsamati. Guardate questa qua come è immobilizzata in una posa che verrebbe il mal di schiena anche a un dromedario. Ok, allora io vi lascio. Continuo la mia esplorazione, buona fortuna qua. Dubito che voi arriverete vivi al mattino, se siete vivi. Ne dubito. Ho paura sempre di guardare fuori dalla finestra, perché da un momento all'altro sono sicuro che potrei vedere Jason passare. Oh mio Dio, ma da questa parte possiamo uscire! Magari lo farei dopo, d'accordo ragazzi? Qua abbiamo la stanza degli oggetti invece. Qui sono conservate tutte le cose con cui noi possiamo interagire nel gioco. Guarda quanta roba! Sa che le papere e gli uccelli in realtà non li ho mai visti. Però ci sono un queste sì che sono le cose. Le chiavi della macchina, i fuochi d'artificio, i coltellini. Ah, quelli non si trovano mai. Lo spray medico, le trappole, la radio. E qui ci sono tutte le armi. La mia preferita, ragazzi, deve essere per forza l'accetta, anche se il fucile ha la sua potenza, devo ammetterlo. Ah, ma non vi ho detto una cosa molto intrigante? Gli sviluppatori hanno detto che continueranno a sviluppare... Oh mio Dio, che stanza brutta. Beh, ci dobbiamo andare. Continueranno a sviluppare questa stanza, questo luogo, questa casa, volevo dire. E quindi... Ah! Cos'è stato? Non ci voglio andare più, chiudi! Chiudi, chiudi, per carità, chiudi! Che cavolo ho fatto? Io solo, volevo solo dare un'occhiata, non volevo fare niente, non toccavo nulla, ti prego, non mi uccidere, non mi uccidere, non mi uccidere. Jason, non mi uccidere. Miseria, che casino che fai con quel violino là dentro però, che stai a combinare al concerto? Jason, ho paura dietro. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Sta succedendo qualcosa o no? È finito. Non è successo niente, siamo sicuri, non è che adesso mi giro e... No. Tutto bene? Tutto tranquillo? Benissimo, possiamo continuare. Dicevo, prima che il mondo si rivoltasse contro di noi, non è che ora lo rifà. Tutto bene? Benissimo. Sembra tutto a posto. Dicevo, ragazzi, gli sviluppatori vogliono continuare a sviluppare questa casa, aggiungere altri segreti. Quindi, mi raccomando, lasciate un bel pollice su se volete vederli tutti. Qua abbiamo tutti i nostri Jason, guardateli. Quale tra loro è il più spaventoso? Questo è il Jason classico, Jason Vanilla. Molto bello. E ci sono... Wow, tutte le sue informazioni, la sua carta d'identità. E poi qua abbiamo il Jason piccone. Mi piace molto, Jason sacchetto più che altro. E qui, ah, il mio preferito. Lui è quello che mi rappresenta, Jason arpione, con quella sua lancia. Sembra più il palo di una tenda, ma è molto pauroso, molto, mi piace. Poi, ah, questo qua non mi piace per niente invece. Questo è il Jason annegato. È brutto, fa veramente schifo. Beh, sembra...
Quello che esce da una scatoletta di tonno dopo che l'ha lasciata in frigo per due o tre giorni. Che schifo. Questo invece è il Jason scolpito. Jason pompiere, guardalo con la sua ascia. Mi piace, tu sei. Però lui è difficile da sbloccare, purtroppo. Sì. Ma poi abbiamo l'ultimo dei Jason. Questo è Jason alieno. Perché, cioè, non si può definire altrimenti. Guarda la testa. Sembra uno degli alieni di GTA 5. Che schifo. No, 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 tu non mi piaci. Ma alla fine di tutto, alla fine di tutto, ragazzi, nel fondo della stanza abbiamo il Jason più raro, il Jason segreto, il Savini Jason. Lui è impossibile da ottenere se non si ha acquistato il gioco donando più soldi agli sviluppatori di quanti io ne abbia donato per 5 dollari. Io per 5 dollari non avrei potuto avere il Jason segreto. Purtroppo non ce l'ho. Non lo sapevo. Ah, Jason segreto, quanto mi sarebbe piaciuto averti con quel forcone demoniaco. Guarda che bello, tutto in fiamme. Per fare l'easter egg bisogna portare avanti una serie di passaggi molto difficili. Fatemi dare un'occhiata alle finestre. Sembrerebbe tutto tranquillo. Giusto? Vedo l'erba muoversi, ma sembrerebbe tutto tranquillo. Benissimo. Il primo passaggio è guardare il telefono. Il telefono. Eccolo qua. Dobbiamo osservare una serie di oggetti. Stando fermi, immobili così, dovrebbe partire una sequenza. Eccola. Ok. Dovremmo ascoltare qualcosa, credo. Forse una telefonata. Infatti, rispondiamo. Pronto? No. Cosa succede, signora? Non buone cose, sembrerebbe. Sta bene? Ha bisogno di un'ambulanza? Forse è troppo tardi? Mi sa che è troppo tardi a gocciolare, al giudicare dal suono gocciolato che si sente. Arrivederci! Chiudo, eh? Ok, e il primo l'abbiamo fatto. Il seguente punto dove dobbiamo andare? Sto guardando perché ce li ho scritti, ragazzi, eh? È la maglietta sanguinata in bagno. Dov'è il bagno? Qua. Ok, andiamo. Eccola la maglietta! Benissimo! Osserviamola. Stiamo bene, fermi. Dovrebbe anche qui partire una sequenza. Quel rumore era la porta. Ok, questo è molto interessante, mi sta bene. Mo non so più quali rumori è la maglietta e quali... No, eh. Raga, io ho sentito un rumore strano. Le porte sono chiuse, però. Non facciamo scherzi. Io mi fido, eh. Non facciamo scherzi, sono serio. Mi sto un attimino cacando addosso, non per... vabbè. Poi, successivo oggetto, la padella in cucina. La cucina è qua. Benissimo, la porta della cucina io me la ricordavo chiusa, ma facciamo finta di niente. Anzi, chiudiamola dietro che è meglio. Oh ragazzi, fa paura essere da soli, eh. Voi non ci crederete, ma fa veramente paura. Oggetto successivo, la padella. Eccola qui. Sentiamo che ha da dirci questa padella. Un ladro l'ha usata per entrare in casa. Praticamente ci stanno raccontando gli oggetti. Raccontano una storia. Qualcosa che è successo probabilmente. Il successivo oggetto è il calendario. Sempre in cucina. Eccolo qua. Ok. Guardate, c'è un messaggio scritto su giovedì 5 marzo. Che non riesco a leggerlo. Bayman Chainsaw. Chainsaw vuol dire motosega. Poi altro non lo so. Se a voi capite qualcosa più di me, scrivetemelo. Perché io faccio finta di non capire perché sono cose orribili. Poi, foglio sul tavolo. Ecco qua, questo qua, per esempio. Cosa c'è scritto? Istituto della salute mentale. Il paziente soffre di estremo trauma, incubi notturni ed è deluso o depresso probabilmente. Wow, probabilmente qua si sta parlando di Jason. No, di Tommy, c'è il nome del paziente. Tommy Jarvis. Oh cavolo. Sì, c'è scritto tutto, Tommy Jarvis. Povero Tommy. Ok, oggetto successivo. Reggiseno nella camera dei counselor. Dovrebbe essere questo qua. Vediamo se ci abbiamo azzeccato. Sì, ci abbiamo azzeccato. Anche questo racconta una storia. Non bella. O è un tacchino che sta essendo preparato per Natale, o è una signorina che muore. Una delle due. Comunque, successivo. Salva gente sulla barca. Dovrebbe essere questo qua. Anche qui succedono cose brutte.
Probabilmente questo è Jason che acchiappa la barca e la tira giù in acqua, come ci fa sempre! Come la volta che cercavamo di scappare in 5 minuti e lui ce l'ha impedito. Ancora mi sono arrabbiato con lui, guarda. Poi, oggetto successivo, la scritta sul tronco. Dovrebbe esserci una scritta su uno dei tronchi dove loro sono seduti e tutti questi passaggi, proprio come su GTA, vanno attivati nell'ordine giusto. Altrimenti non funzionano. Ecco, questa è la scritta, vediamo se l'abbiamo agganciata per bene. E c'è scritto che Jimmy è morto. È una parolaccia. La parolaccia la lasciamo da parte. Jimmy. Qual è Jimmy? Ci sono cose che io purtroppo non so. La prossima è fuori. Ciò significa che dobbiamo uscire. Ok. Coraggio a quattro mani. Andiamo. Jason, sei qua fuori. Ti prego, non mi fare niente. Sto solo cercando di scoprire qualcosa. Ma che luna. Che bella. Dobbiamo andare qui alla macchina. Credo che sia qui il punto. Ok. Dovrebbe esserci un foglietto, un'assicurazione. Eccola qua. Credo sia un'assicurazione. Sembra una carta di credito in realtà. Dovrebbe esserci il cimitero dove è sepolta niente di meno che la madre di Jason. E infatti ecco qui la sua tomba. Tomba che può essere vista, da quanto io so, solo qui e non nella mappa del gioco. Pamela Voorhees, la mamma di Jason. Poi magari è sua moglie ed io sto facendo una figura orribile. Come vi ho detto, non sono molto informato. Credo che sia la mamma comunque. Ok. Anche qui bei rumori rievocano da questi oggetti, come al solito. Mi fa molto piacere. Stiamo a buon punto, ragazzi, non ne mancano molti. Il prossimo oggetto è il libricino che racconta la storia della famiglia Jarvis. La famiglia di Tommy, l'eroe che arriva a salvare gli altri quando tutti muoiono e poi di solito non fa mai niente di buono. Ecco qua. Anche qua succedono cose molto violente, come al solito, non è una novità. Sembra che tutte queste cose siano delle audiocassette con su scritti, anzi registrati, gli eventi mortali che Jason causa. Poi, scritta sul tavolo bianco. Ecco il nostro tavolo bianco, c'è anche una mela. Una mela d'oro, che è diventato Hello Neighbor, ma lasciamo stare. Scritta, eccola qua. E finalmente siamo arrivati all'ultimo oggetto. Che sta... Guardate, infatti, questa lavagnetta. Vedete che manca solo un simbolo? ci siamo quasi. E una volta che avremo finito, vedrete quello che succederà. Vedrete. Ora, dobbiamo rientrare qua perché dobbiamo cercare un materasso infilzato in questa stanza. Mi è sembrato... Eccolo qua, infatti. Dietro al Savini Jason che io non avrò mai. Smettila di guardarmi così, non è colpa mia. Ok, questo è l'ultimo degli oggetti. Una scena che mi pare di aver vissuto parecchie volte, quando Jason infilza il materasso e uccide quello che c'è sotto. Sentiamo anche qua i classici rumori inquietanti. Sta facendo il vino. Ecco fatto, perfetto. Ok, finito. Quasi. Ecco che ci mancava la fine, beh. Finito. Ok, mi è sembrato anche di sentire un suono di serratura che gira. E questo è il segnale che noi aspettavamo. Adesso, teoricamente, la lavagna dovrebbe essere completa. Speriamo che lo sia almeno, perché ci darà accesso alla zona segreta. E infatti, è aperta. Ora, siete pronti, ragazzi? Stiamo per vedere l'easter egg di cui vi parlavo. Siete carichi? Allora andiamo. Non so cosa aspettarmi. Premiamo. Questa è la mamma che ride. Ok. Si è chiusa e riaperta la stanza di Jason. Ciò mi fa pensare che probabilmente dobbiamo andare qua sotto. Ok. Sembrerebbe che non ci sia niente di diverso, però. Sono sicuro che devo vedere qualcosa. Infatti, guardate là dietro. Là c'è una stanza aperta che prima era chiusa. Ottimo, abbiamo scoperto il segreto. Ora non ci rimane altro che entrare. E guarda che c'è! Questa è la stanza dove Jason inizia, in tutte le partite, dove c'è il santuario con la testa della... Vabbè, lasciamo stare. Oh mio Dio, e c'è anche un morto. Chi è questo? Il suo primo cadavere. Mamma mia, che luogo brutto. Quindi questa è casa di Jason. Avevo detto bene all'inizio, perché se c'è il suo santuario, sì che è casa di Jason. Wow, ok, adesso... Dobbiamo fare un ultimo passaggio per vedere la scena di cui vi parlavo. Da quanto so, dobbiamo fissare il macete che è sul tavolo. Guardiamolo, sta per avvenire qualcosa, ragazzi. State pronti? Tenetevi forte? Tenetevi forte, ne sono quasi certo. Dovrebbe essere questo quello che dobbiamo fare. Forza. Forza. Eccolo qua. Eccolo qua. Wow. Oh! Jason! Oh mio Dio! Oh mio Dio!
Ci ha beccato! Lo sapevo che era là fuori! Spero che vi sia piaciuto. Per me è stato molto figo esplorare i segreti di questa camera. Ora però dobbiamo aspettare che gli sviluppatori continuino anche questa parte misteriosa del gioco. Ed io la porterò per voi. Per questa volta però vi auguro una buona giornata. Lasciatemi un commento, scrivetemi se il video vi è piaciuto e lasciate un bel pollice in su. Per questa volta, Lion out!